Vediamo in questo tutorial come funziona Flipgrid. Se vogliamo motivare i nostri ragazzi utilizzando il digitale in maniera funzionale e soprattutto in maniera accessibile, sarà importante tener conto di quelle che sono le risorse, gli strumenti di cui loro hanno maggiore disponibilità, come per esempio lo smartphone. Sarà quindi importante utilizzare anche delle applicazioni che prevedano proprio un utilizzo facile dello smartphone da parte dei nostri ragazzi. Flipgrid è una di queste. Flipgrid ci permetterà di realizzare delle attività o di lanciare delle sfide per i nostri ragazzi a cui loro poi potranno rispondere con dei video e dei commenti. I video sono la risorsa multimediale più utilizzata nella didattica, ma non solo. Non è un caso infatti che le applicazioni social che vanno per la maggiore si basino proprio sull'utilizzo dei video, vedi per esempio TikTok o Instagram. Andiamo quindi a vedere come funziona questa applicazione. Come prima cosa dobbiamo digitare Flipgrid sulla barra di ricerca e quindi entrare su flipgrid.com. Possiamo anche tradurre la pagina in italiano. Se non abbiamo ancora un account, cliccheremo qua in alto a destra su Iscrizione Educatore. Sarà possibile iscriverci utilizzando anche un account Google o Microsoft. Io ho già un mio account e quindi clicco direttamente qua in alto su Accesso. Una volta effettuato l'accesso, questa sarà la nostra pagina di lavoro. Su Flipgrid possiamo creare dei gruppi. E all'interno di questi gruppi poi possiamo lanciare i nostri argomenti, le nostre attività chiamate topics. Vediamo prima di tutto come creare un gruppo. Clicco quindi su Groups, clicco qua a destra su Create a Group. Posso decidere una copertina per il mio gruppo, scegliendo un'immagine tra quelle che Flipgrid mi mette a disposizione, oppure anche caricando una mia immagine. Do quindi un nome al gruppo, in questo caso un gruppo prova. Posso decidere lo stato per il mio gruppo che può essere attivo o nascosto e attivare per esempio le notifiche. Dopodiché non mi resta che invitare gli studenti all'interno del gruppo. Posso farlo tramite la loro email, ma posso farlo per esempio utilizzando Google Classroom. Cliccando infatti su Google Classroom, io permetto ai ragazzi di unirsi al gruppo utilizzando il loro account Google. Clicco quindi qua su Create Group per creare il mio primo gruppo. Una volta che abbiamo creato i nostri gruppi, all'interno dei gruppi possiamo poi inserire le nostre attività, cliccando qua su Create a Topic. Do quindi un nome alla mia attività, in questo caso è un'attività di prova. E poi posso inserire una descrizione. Qui ho a disposizione un editor di testo. Qua potrei presentare la mia attività, presentare il compito ai ragazzi e presentare, per esempio, i criteri di valutazione. Potrei anche allegare una rubrica di valutazione precedentemente preparata. Posso però, per esempio, inserire un video, quindi registrare un video dove potrei presentare il compito ai ragazzi, così come posso anche caricare un video precedentemente, preparato. Posso però, come vedete, inserire una serie di risorse multimediali, quindi Flipgrid è un'ottima applicazione per realizzare dei webcast perché ci permette di inserire all'interno della nostra attività risorse di qualsiasi tipo, quindi video da YouTube o da Vimeo, immagini, risorse direttamente da Google, quiz realizzati con Kahoot, o opzione molto interessante, per esempio, è quella di poter inserire delle presentazioni multimediali o degli artefatti creati precedentemente con Adobe Spark. Una volta che ho inserito tutte le risorse necessarie per inviare il compito ai ragazzi, posso decidere come i ragazzi mi dovranno rispondere. Abbiamo detto che Flipgrid permette ai ragazzi di realizzare un compito autentico utilizzando i video, registrando dei video. Io posso decidere che i ragazzi rispondano con video e commenti di testo, posso anche decidere che loro mi rispondano semplicemente e solamente utilizzando dei video, oppure solamente utilizzando dei commenti testuali. Se voglio rendere la lezione il più accessibile possibile, potrei attivare sia video che commenti. Alcuni ragazzi infatti potrebbero magari aver paura a realizzare i loro video o non essere abituati a mostrarsi nello schermo e quindi preferire per esempio
di rispondere utilizzando solamente dei commenti testuali. Posso poi decidere anche la durata per il video, quindi cliccando qua a sinistra il video potrà durare da un minimo di 15 secondi a un massimo di 10 minuti. Ma posso attivare ulteriori opzioni cliccando qua su More Options. Ho la possibilità di aggiungere ulteriori link ad altre risorse multimediali e quindi arricchire il mio webcast con ulteriori informazioni. Posso poi anche qua decidere lo stato poi del mio argomento attivo in questo caso. E poi posso decidere anche di dare un feedback ai ragazzi. Può essere un feedback di base in cui io semplicemente valuto la performance dei ragazzi in maniera generale e gli do magari qualche suggerimento per un miglioramento, oppure posso utilizzare dei criteri personalizzati. Cliccando qua su Custom Feedback, clicco poi qua su Add Criteria e aggiungo quindi il mio criterio di valutazione. Aggiungo il nome, aggiungo una descrizione e poi posso aggiungere un punteggio minimo e un punteggio massimo. Una volta che ho creato la mia attività, non mi resta che cliccare su Create Topic e quindi inviare l'attività ai ragazzi. Posso farlo tramite un QR code, opzione molto interessante. Io potrei inserire questo QR code sia in una scheda o semplicemente proiettarlo alla LIM. I ragazzi lo inquadrano col loro telefonino e accedono all'attività. Posso però anche inserire il link direttamente su Google Classroom o su Microsoft Teams. Posso incorporare un codice all'interno di un sito web oppure posso semplicemente copiare questo link e condividerlo, per esempio, all'interno di WeSchool. I ragazzi, tramite il codice o il link, potranno facilmente accedere all'attività e quindi rispondere con il loro prodotto.